Ciao ragazze, questo è un tutorial ispirato a Kim Kardashian, è il tipo di trucco che di solito porta lei di giorno. Nel tutorial c'è proprio come faccio io la mia routine delle sopracciglia che mi era stato richiesto dalla mia amica Valentina. Questo è tutto, vi lascio il tutorial e fate molta attenzione perché sta arrivando la faccia struccata. Parto con il fondotinta, questo è il Dior Nude, lo applico con questo pennello, ne metto un po' sul pennello e lo vado a stendere. Fondotinta è perfetto per la primavera e l'estate perché è molto leggero, però allo stesso tempo è idratante. La copertura non è altissima, perciò va bene per chi non ha particolari imperfezioni da correggere. Fatto ciò, applico il correttore, questo è sempre il solito Full Coverage di Kiko, nello 01. Che dove ho un po' di rossori. Tutto qui. Ok, passiamo alle sopracciglia, le vado a disegnare con una matita long lasting, gli do una forma. Ora passo agli occhi, parto con questo cream color base di MAC, la colorazione è Pearl, la prendo un po' con il dito e vado su tutta la palpebra, anche fin sopra. Partiamo con questo ombretto di Benefit, che si chiama Moody. Prendo un po' con il pennello piatto, faccio vedere il colore e vado solo nella piega dell'occhio. Lo sfumo bene.
Dopo aver definito la piega dell'occhio e aver dato un po' di profondità, andiamo a prendere con questo pennello angolato il 266 di MAC, questo nero con un po' di brillantini, si chiama Black Tide, lo uso un po' come se fosse un eyeliner. Parto dall'attaccatura delle ciglia, tamponando. E lo porto un po' su. Ne prendo un altro pochino. E vado a creare questa V. Poi stesso dall'altra parte. Entro un pochino nella piega dell'occhio. Riprendo il pennello da sfumatura e sfumo. Ora prendo il pennello piatto di prima, lo bagno con un po' di Fix Plus, lo prendo questo pigmento che si chiama Movement. E lo metto al centro della palpebra mobile, picchiettando. Riprendo il pennello angolato e il mio nero con i brillantini. Tolgo l'eccesso e vado a creare una riga nella rima inferiore. E parto da dove iniziano le mie ciglia. E lo collego con l'alto. Sempre con il pennellino da sfumatura di Essence, prendiamo quest'altro colore, ed è un color carne, si chiama Blank Type, sempre di MAC. E vado ad illuminare. Prendiamo il pennello con cui abbiamo applicato il fondotinta e andiamo a togliere eventuali cadute di prodotto sulla guancia. Rimmel, questo è sempre della L'Oreal, il Seal Architect 4D. Passiamo alle guance, userò questo blush in crema della Make Up Forever, è il blush HD e questo è il numero 6. Ne metto un pochino qui sul palmo della mano, non so se si vede, facendo molta attenzione perché il prodotto è molto pigmentato, lo prendo con il dito e lo applico. Dei tocchi rapidi, lo concentro dove voglio che stia, più o meno all'altezza dell'occhio. Come vedete, l'effetto è molto naturale. Vado a togliere
un pochino di eccesso di prodotto ai lati, sempre con il pennello da fondotinta, e fisso tutto con la cipria HD di Makeup Forever. Uso un pennello due fibre, attenzione che svolazza, e vado a fissare il trucco. Ora, un altro trucchetto è quello di prendere un pennello da sfumatura e riprendere anche un ombretto o comunque un blush da contouring, prenderne un po' di prodotto sul pennello e andare a contornare il naso. Questo è un particolare che Kim Kardashian ha sempre nei suoi look, quello di andare un po' ad enfatizzare la forma del naso. In questo modo andiamo anche a rimpicciolire il naso, facciamo questo gioco di luci e ombre proprio per andare a rimodellare il naso, e nel mio caso è ideale perché ho proprio il naso che finisce un po' a patatina. Riprendiamo il nostro Cream Color Base di MAC che abbiamo utilizzato come base e lo andiamo a mettere al centro del naso e lo applichiamo un po' qui sugli zigomi. Questa è un'operazione che potete fare anche prima di mettere la cipria HD, io preferisco dopo perché la cipria HD mi va un po' a fare un effetto matte sull'illuminante. Prendo il mio fidato Soft and Gentle Mineralize Skin Finish con questo pennello a ventaglio e lo passo dove ho messo il Cream Color Base. E anche qui al centro del naso. Passiamo alle labbra, io userò questa che è un prodotto che io consiglio, la Double Wear di Estée Lauder ed è la numero 13 Tea Rose. Sfumiamo un pochino col pennellino. E sopra andiamo ad applicarci il rossetto della Chanel numero 56 della serie Rouge Coco Shine. Mi sembra il nome sia Chance, questo è il colore. Darà questo effetto rimpolpante perché logicamente io non ho le labbra di Kim. È un rossetto traslucido, poca coprenza, ma dà ecco questo bel effetto luminoso. E abbiamo finito. Il tutorial è terminato, spero vi piaccia, è molto semplice. Logicamente io non sono Kim Kardashian, non ho né la forma delle sopracciglia, né il viso, né le labbra, insomma, ispirato allo stile di trucco che porta lei di giorno. E un bacio e al prossimo video.